Appuntamento con i sentieri della storia, la nostra guida preferita, Lino Zani, alla scoperta del sentiero Rusca da Sondrio al passo del Muretto, nel territorio siamo in Valmanenco, alla regia di Lucia Pappalardo. Buongiorno Saveria. Buongiorno. Oggi siamo a Sondrio, andremo a iniziare questo sentiero che parte proprio qui da questa piazza, dietro il nostro campanile che abbiamo alle nostre spalle, il sentiero Rusca, un sentiero storico. È la strada del Passo del Muretto, questa antica strada che fin dal Medioevo era transitata perché metteva in contatto diretto e veloce la Valtellina con il Nord Europa, attraverso appunto il valico del Muretto, del Maloja e quindi Engadina e Valbregaglia. E è poi stata intitolata da Sondrio al Passo del Muretto a Niccolò Rusca, in memoria di questo arciprete di Sondrio che proprio nel 1618, all'epoca di queste forti tensioni tra cattolici e protestanti, fu catturato e condotto proprio attraverso la strada del Muretto nei Grigioni, prima a Coira, poi a Tusis, dove poi morì sotto tortura. Passiamo nella cittadina di Sondrio, saliamo sui vigneti verso la Valmalenco. Tappa del sentiero Rusca, questo è il castello Masegra, edificato dai capitani, questa famiglia nobile, feudatari di Sondrio e della Valmalenco, controllavano i transiti sulla strada del Muretto e quindi riscuotevano anche i pedaggi delle merci in transito. Ho lasciato Saveria, la nostra storica, e adesso incontrerò Dario. Buongiorno Dario. Buongiorno, ciao. Vicepresidente della comunità montana di Sondrio. Bene, questo sentiero vedo che è stato fatto in una maniera incredibile. Date la possibilità anche a tutti di poterlo percorrere. Oltre ad essere stato realizzato anche con materiali biologici, abbiamo cercato anche di coinvolgere tutte le attività che erano legate al mondo dell'handicap. Infatti questo sentiero è percorribile con le Giolette anche per, in un'auto sufficiente. Quindi da qui in avanti si può percorrere fino in Valmalenco, tranquillamente. Fino a chiesa, tranquillamente, anche per i disabili. Sì, il motivo di vanto nostro è di aver eseguito e realizzato un percorso utilizzato da tanti amatori, ciclisti, e gente che fa trekking, e nel contempo abbiamo fatto, ripeto, un sentiero sicuramente di nuova generazione. Ho incontrato un altro grande amico, Michele. Adesso mi accompagnerà in questa ultima parte di questo sentiero. Siamo già in un ambiente alpino, quindi è giusto che io abbia una guida alpina esperta come te. Ma siamo nell'ultima parte dell'antica cavalleria del Muretto, ora sentiero Rusca, quindi è quella che svalica con la vicina Svizzera. E diciamo che qui abbiamo appena lasciato il paese, il borgo di Chiareggio. L'ultimo avamposto, attuale ma antico, dove le carovane riposavano prima di affrontare il tratto più impegnativo. E quassù possiamo dire che la natura la fa da padrone, quindi abbiamo attraversato vari ambienti e qui gli occhi dei moderni viaggiatori vedono le stesse montagne che secoli fa videro i viandanti di un tempo. E in particolare abbiamo il disgrazia con i 3678 metri della sua cima, la famosa parete nord, un ambiente glaciale che si va a incontrare con una moltitudine di rocce diverse, come vedete dalle pareti alle nostre spalle. Bene Michele, salutiamo i nostri telespettatori, noi ci incamminiamo, facciamo questo pezzo, diciamo che noi siamo arrivati alla fine di questo sentiero, ma ce n'è ancora un pezzo da fare che facciamo solamente io e te. Ciao, alla prossima. Svizzera.